Bene, intanto è utile sottolineare un primo aspetto, cioè che quando a un certo punto il maresciallo Tito ebbe il controllo sul territorio di quella che sarebbe diventata la Jugoslavia, emanò delle direttive per ampliare una presenza delle sue forze e cercò dei nuovi territori con la volontà di prendere territori italiani, quindi anche la stessa Trieste, Gorizia, Udine, eccetera. Quindi si creò una situazione che venne prima affrontata creando un territorio A, un territorio B. Da una parte c'erano gli alleati, dall'altra parte c'erano le milizie di Tito e così via dicendo, in attesa poi di una sentenza definitiva. E proprio in questo periodo, quindi ormai la guerra era terminata, ci furono degli episodi estremamente cruenti da parte dei comunisti di Tito, proprio con la volontà di togliere tutta l'identità, diciamo, italiana di determinate guerre, di determinati territori, e quindi togliere una cultura italiana. E in questo contesto vennero uccisi diversi sacerdoti, ci fu una persecuzione religiosa e vescovi, sacerdoti e anche laici furono costretti poi a lasciare le loro terre e andare in Italia.